cosa c'è? Vision Air, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Sì. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Vision Air. Purtroppo apriamo questo appuntamento con un addio. È morto in Svizzera Roger Moore, lo ha comunicato la famiglia su Twitter. L'attore britannico, nato nel 1927, è stato il terzo interprete di James Bond per un totale di 7 film della serie. Divenne molto famoso anche grazie a 2 serie TV, Il Santo, in cui interpretava il ladro gentiluomo Simon Templar, e Attenti a quei due con Tony Curtis. È stato anche ambasciatore dell'UNICEF, aveva 89 anni. Per la pagina dedicata ai nuovi progetti parliamo di un ritorno clamoroso, perché Mel Brooks, 90 anni suonati, tempo fa aveva lanciato l'idea di un Balle Spaziali 2 ed ora pare che la MGM sia davvero interessata a questa operazione visto il ritorno di Star Wars. Sono trascorsi ben 30 anni dalla parodia stellare i cui protagonisti, lo ricordiamo, erano Bill Pullman, Rick Moranis, John Candy e Daphne Zuniga. Intanto Tom Holland, che presto vedremo nei panni del nuovo Spider-Man di casa Marvel, sarà la versione giovane di Nathan Drake, protagonista del videogioco di successo Uncharted, che diventerà presto un film. La storia dovrebbe essere una sorta di prequel del videogame, dove il giovane protagonista incontra per la prima volta il suo futuro partner Victor Sullivan. Ci spostiamo in Italia perché sono iniziate le riprese di Nome di Donna, diretto da Marco Tullio Giordana. Protagonisti Cristiana Capotondi, Valerio Binasco, Michele Riondino, Adriana Asti, Michela Cescon e Laura Marinoni. Il film racconta la storia di Nina, una giovane donna che si trasferisce con la figlia in un paesino della Bassa in Lombardia. Ha trovato impiego in una prestigiosa clinica privata dove lavorano molte altre ragazze, italiane e straniere. Una piccola comunità femminile e eterogenea e tuttavia molto unita anche da un segreto. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionair.fm. A presto e buon cinema a tutti!